dolci ci servono 300 g di farina zero, una bustina di lievito di birra, sostituibile per accelerare i tempi con lo stesso quantitativo di lievito per dolci, così non ci sarà il tempo di riposo. Io invece oggi voglio realizzare la versione classica. L'unica variante è che li andrò a cuocere nel forno invece che friggerli. Un uovo, 125 ml di latte tiepido, 30 g di burro, io utilizzerò invece l'olio di semi nella stessa quantità, quindi 30 ml, poi 30 g di zucchero e 100 g di zucchero che serviranno invece per il ripieno, che andrà insieme alla scorza grattugiata di due arance biologiche, mi raccomando. Ed eccole prontissime, otterrai delle briochine morbidissime e profumatissime a forma di roselline. Ho amato profondamente la sofficità di queste arancine dolci ed il fatto che lo zucchero di canna si sciolga creando una sorta di caramello. Infatti, ecco le mie impressioni a caldo subito dopo averle assaggiate. Buonissime!